dolce casa. C'era una volta nella stanza di un bambino un porcellino salvadanaio. Era molto carino e cicciottello, con un grazioso musetto marroncino, una codina a ricciolo e una bella fessura sulla schiena. Talvolta il bambino guadagnava qualcosina aiutando la mamma nei lavori di casa. Oppure era il nonno che gli regalava una monetina. Tutti quei soldini finivano nella pancia del porcellino. Se ne stava ben sistemato su uno scaffale di fronte al letto del bimbo. Ma non era solo, perché aveva alla sua sinistra una decina di soldatini di latta con i loro bravi fuciletti sulle spalle e alla sua destra un tenero, soffice, vecchio orso di peluche con un occhio solo. Il porcellino si sentiva molto felice attorniato dai suoi amici. La mamma di quel bambino spesso lo sollevava per spolverare lo scaffale e gli altri oggetti che vi erano posati, e a lui piaceva tanto essere accarezzato dal piumino della polvere. Insomma, il nostro salvadanaio non si sentiva mai solo. Tuttavia, non era pienamente soddisfatto della vita che conduceva. Infatti, stava sullo scaffale praticamente da sempre e cominciava ad annoiarsi. Un giorno, perciò, decise di partire in cerca di avventure. Si disse: «Sono incredibilmente ricco. La mia pancia è piena di monetine. Non ce ne entrano proprio più. Per anni ho conservato accuratamente tutti questi soldi. Adesso credo sia arrivato il momento di godermeli in un lungo viaggio». La notte stessa, mentre il bambino era profondamente addormentato, il porcellino si infilò tra i soldatini di latta, dirigendosi verso la finestra aperta. Saltò sul davanzale e si lasciò cadere sull'erba soffice del giardino. «Bene, eccomi qua, pronto ad esplorare il grande mondo». Il porcellino zampettò sull'erba, raggiunse il cancello e si perse nella notte buia. Nella stanza nessuno si era accorto di nulla, non il bambino che era immerso nei suoi sogni, neanche i soldatini, né l'orso che stavano già dormendo quando il salvadanaio era partito per il suo viaggio. Soltanto il lampione aveva visto e sentito tutto. Se ne stava infatti lì, ben piantato di fronte alla finestra, un lampione con un grande cappello verde. Aveva sentito le monetine tintinnare dentro la pancia del porcellino quando questo era caduto sull'erba e lo aveva visto dirigersi verso spazi aperti. Ora, come tutti voi sapete, un lampione può illuminare molto e quindi vedere bene ciò che gli accade intorno, ma non può certamente suonare alla porta di qualcuno per raccontargli che un salvadanaio sta fuggendo. Così, tutto quello che poté fare fu di rimanere ben dritto come sempre, senza perdere di vista il porcellino nemmeno per un momento. Questi, sotto lo sguardo attento del lampione, mosse i primi passi alla conquista del vasto mondo. Per un porcellino che non si era mai mosso da uno scaffale, il vasto mondo non era che la strada dietro l'angolo. Del resto, non era per niente infastidito dal rumore del traffico né dal calpestio dei passi della gente che gli camminava accanto. Era molto contento di essere libero e si diresse immediatamente verso il più vicino posto affollato che gli pareva allegro e pieno di cose da scoprire. Il locale verso il quale si era diretto altro non era che un'osteria, ma questo il salvadanaio non poteva saperlo. Entrato, la gente notò immediatamente quel porcellino roseo cicciottello. Un omone con una lunga barba lo sollevò da terra e lo poggiò sul bancone dicendo: «Oh, come sei carino, un porcellino salvadanaio che cammina tutto solo. È davvero straordinario». Tutti i presenti risero con lui ed il porcellino si unì alle loro risate. L'oste prese una nocciolina e gliela mise in bocca. Il porcellino non aveva mai assaggiato niente di così delizioso. Peccato che la sua pancia fosse così piena e che non ci fosse più spazio per nient'altro.
perché quando inghiottì la nocciolina, una monetina se ne uscì dalla fessura sulla schiena. La gente cominciò a divertirsene come se fosse un gioco. Un salvadenaio che anziché ingoiare soldi li tirava fuori. Tutti scoppiarono a ridere e l'omone con la barba disse: questo è veramente un bel gioco, un porcellino che paga per ciò che mangia. Immediatamente tutti si misero ad ordinare salsicce, formaggio, vino per darne al porcellino. Questo mandava giù un boccone o un sorso di vino e una monetina cadeva giù. Il salvadenaio non aveva mai assaggiato in vita sua tante cose così buone e la gente non si era mai divertita tanto. Ma come sapete, un bel gioco dura poco. Così, quando il porcellino si fu rimpinzato, le monetine smisero di uscire dalla sua schiena e la gente smise di divertirsi. Cosa c'è di speciale, infatti, nel dare da mangiare ad un salvadenaio se questo non dà nulla in cambio? Così lo buttarono fuori, in mezzo alle bottiglie vuote, per terra. Il porcellino si sentiva male da quanto aveva mangiato e bevuto, cioccolata, dolci, salsicce, vino. Eppure quel mondo era sembrato così bello qualche minuto prima. Adesso invece aveva un gran freddo e si sentiva tutto appiccicoso perché dalle bottiglie vuote gli colava addosso il resto del vino rimasto nel fondo. Era tanto depresso e troppo malato per tentare di ritornare verso casa. Se lo avessi guardato bene, avresti visto due grossi lacrimoni rotolargli per le guance. Il grande lampione dal cappello verde aveva visto tutto e non gli erano sfuggite neanche quelle lacrime. Era molto dispiaciuto per il porcellino e cercò disperatamente il modo di aiutarlo. Purtroppo non riuscì a trovare nessuna soluzione e l'unica cosa che poté fare fu di continuare a brillare, controllando quello che accadeva. Quando il bimbo si svegliò, la mattina successiva, strofinatisi gli occhi ancora pieni di sonno, notò immediatamente che il porcellino non era più al suo posto. Lo cercò sul pavimento, dentro l'armadio, persino sotto il materasso. Andò a guardare dappertutto, anche fuori in giardino. Poi giunse il momento di andare a scuola e del porcellino non c'era ancora nessuna traccia. Il bambino era così triste per averlo perduto e pianse molto. Per consolarlo, la madre promise di comprargliene un altro. Ma lui non lo voleva, voleva il suo porcellino e non uno qualsiasi acquistato in un negozio qualsiasi. Anche i soldatini di latta e l'orso con un occhio solo avevano notato l'assenza del salvadenaio e volevano aiutare il bambino a ritrovarlo, ma non sapevano come fare. Quando il bimbo uscì per andare a scuola, si unirono per tentare di trovare una soluzione. Uno dei soldatini ebbe una magnifica idea. Ascoltate, il lampione qui di fronte non dorme mai. E voglio dire, proprio quel lampione con il cappello verde davanti alla nostra finestra. Sicuramente lui ha visto cosa è successo. Gli altri pensarono che il soldatino potesse avere ragione e l'orso disse: c'è soltanto una cosa da fare. Andiamo a chiederglielo. Io mi arrampicherò e voi farete la guardia. E fecero proprio così. Tutti saltarono sul davanzale della finestra e uno dietro l'altro si lasciarono cadere nel giardino. In fila indiana marciarono verso il lampione, l'orso in testa. Una volta arrivati, i soldatini presero posizione e l'orso si arrampicò fino al cappello. Il lampione fu molto felice di poter essere utile e raccontò all'orso tutto quello che aveva visto. L'orso annuì e quando ebbe ascoltato scese giù e disse ai soldatini: venite, andiamo all'osteria. Camminarono lungo la strada fin dietro l'angolo, in testa l'orso e dietro i soldatini. Quando arrivarono all'osteria, videro lì per terra le bottiglie vuote. Avevano appena cominciato a cercare affannosamente quando udirono un lamento. Avevano trovato il porcellino. Lo presero sulle loro spalle e lo portarono via di lì. Si diressero di nuovo in fila indiana verso casa, l'orso davanti e i soldatini di latta dietro.
portando il porcellino sulle spalle, girarono l'angolo, si avviarono lungo la strada finché giunsero al lampione. Qui l'orso si fermò e disse al salvadenaio: «Se fossi in te, ringrazierei caldamente il lampione. Con la sua luce ha visto quello che ti era successo e ci ha raccontato tutto». «Grazie, grazie, grazie mille, lampione!» Per un attimo sembrò quasi che il lampione si inchinasse per mostrare che aveva sentito. Qualche minuto più tardi il porcellino era di nuovo al suo vecchio sicuro posticino sullo scaffale. Era ancora molto pallido e mormorò: «Grazie, grazie a tutti voi, grazie tante!» L'orso rispose: «Oh, di niente!» E tornò a sedersi alla destra del porcellino, lì dove era sempre stato. E tutti i soldatini di piombo risposero: «Oh, non preoccuparti, è stato un piacere per noi!» E ripresero il loro posto sullo scaffale a sinistra del porcellino. Quando il bimbo tornò da scuola, era ancora così triste. Ma si rallegrò immediatamente quando vide che il porcellino era di nuovo sullo scaffale. Con un radioso sorriso lo prese in mano e lo ispezionò per vedere se non fosse rotto. Non si chiese come avesse fatto a tornare e neppure si accorse che tutte le monetine erano sparite. Baciò ripetutamente il porcellino sul musetto e lo ripose sullo scaffale con un grande sospiro di sollievo. Il salvadanaio cominciò a sentirsi meglio e disse piano: «Viaggiare nel vasto mondo non è stato poi così divertente». Quindi grugnì soddisfatto e un secondo più tardi era già addormentato.